Sono Luca Vecchi e sono un videomaker prevalentemente. Questo è il mio primo esperimento fotografico. Allora, il concept della mostra arriva dalla mia passione smodata per la cultura giapponese. Quello che ho fatto è semplicemente di mettere due concetti diametralmente opposti, cioè il campo di battaglia del Giappone feudale con il concetto di maternità, di madre. Questi due concetti agli antipodi mi interessavano e pensavo che fossero destabilizzanti per chi fruisce le foto, insomma, perché pensavo potesse, insomma, colpire in una maniera efficace, insomma, il fruitore, chi guarda le foto, fondamentalmente. Cioè, spero di esserci in qualche modo riuscito. In realtà non lo so, cioè arrivano suggestioni, cose, la vita, vivere la vita. In realtà vorrei portarlo in giro il più possibile. Milano è la seconda tappa dopo Roma e speriamo che ce ne siano molte altre. Cioè, è stato molto bello, c'è stata una calorosa accoglienza per quanto riguarda il lavoro, forse è stato il posto giusto. Sono due culture diametralmente opposte, un po' come i concetti che ho cercato di fondere insieme nella stessa foto. Abbiamo entrambi molto da imparare reciprocamente, credo. Un po' di Giappone dovrebbe entrare nella nostra cultura come un po' della nostra cultura dovrebbe entrare nelle menti dei giapponesi, che sono un popolo, non dico chiuso, però insomma molto, molto distaccato. Cioè, noi siamo più di pancia, mentre loro sono più spirituali, cioè un po' più cerebrali. La schizofrenia tra tradizione e questa conservazione della tradizione e dell'etichetta e l'essere proiettati verso il futuro. È interessante come riescono a fare entrambe le cose così bene. Cambio culturale, fondamentalmente. Noi portiamo degli arancini e loro portano le arti marziali. Venite al Magnolia, Italia in Giappone.